Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo di una tecnica vocale che è il twang. Cantare in libertà. Il twang è una tecnica vocale che serve per dare potenza e brillantezza alla voce, soprattutto nella zona degli acuti è molto utile e ci permette anche di eliminare l'aria dalla voce e quindi di aumentarne anche il volume. Quello che avviene tecnicamente e fisiologicamente è un restringimento dell'imbuto glottico, cioè nel senso c'è una zona che si restringe all'interno della laringe che ci permette di aumentare il volume. Diciamo che il senso è come quando noi abbiamo un innaffiatore, una pompa, e quindi il getto d'aria, senza variare la pressione, diciamo, dal rubinetto, se noi andiamo a restringere il tubo o mettiamo un dito davanti, vediamo che l'acqua arriva molto più lontano mantenendo la stessa pressione, e quindi questo ci permette di arrivare più lontano e più in maniera più potente con la voce, restringendo questo spazio. Questo ovviamente ci garantisce il massimo volume della nostra voce con il minimo sforzo. Per fare questo twang, che cos'è? Il suono che ne deriva è un suono molto, diciamo, un po' sgraziato, un po' in questo modo qua. Per imparare questo twang possiamo imitare tipo un clacson. Avete presente questo suono? Oppure una paperella? Qua, 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 qua. Questo è il twang, si chiama così. E, oppure tipo una pecorella? Beh, beh, beh. Possiamo fare tutti questi suoni che ci portano ad alzare un po' la, diciamo, il nostro pomo d'Adamo, che è quello che è il contrario invece che si fa quando noi vogliamo dare spazio, abbassando, ma in questo caso noi dobbiamo alzare. Quindi in questo modo noi partiremo con un suono così bruttino, ne, 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 il twang, twang, oppure possiamo imitare semplicemente Luca Laurenti. Ciao Paolo, ciao Paolo. E lui parla un po' sempre con il twang in questo modo qua. All'inizio questo suono ci può risultare brutto da sentire, non importa, è solo un modo per capire dove portare la voce, e poi questo suono lo possiamo modificare e farlo comunque diventare un suono vero, un suono bello a tutti gli effetti. Per poterlo fare, noi piano piano, questo serve soprattutto per arrivare a fare le acuti in maniera più leggera e senza avere troppo sforzo, per poterlo imparare noi partiamo comunque da una zona più comoda. E poi questo suono lo modificheremo cercando di allargarlo un po' e di renderlo più come una voce umana, più che come una paperella. Quindi se noi partiamo, partiamo da questo suono e poi allarghiamo piano piano, vedete che la voce rimane in quel punto di risonanza, però poi scavando nelle nostre risonanze possiamo avere una voce vera. Questo ci serve soprattutto per non dare molto sforzo, fatelo in maniera rilassata, ricordatevi sempre di respirare correttamente. Proviamo con beh, beh. Facciamo senza beh. Sono passato da una a una A. Vedete che il suono comunque è potente, perché è un suono veramente forte, però io non sto facendo alcuno sforzo. Proviamo a farlo anche un po' più acuto. Beh, beh. Poi ognuno di noi ha la propria voce, quindi
potrà farlo nel suo range. Non esagerate mai, soprattutto finché non avete ben presente dove andare con la voce. Quindi prima acquisite questa tecnica e poi cercate di allargare i suoni. Comunque io la prossima settimana vi faccio fare alcuni vocalizzi proprio per avere questa tecnica partendo proprio dal basso, quindi cominciarla a fare anche dalla zona più centrale e fino ad arrivare a degli acuti, diciamo, proprio un po' più importanti, non, senza farvi mai esagerare, ovviamente, perché da soli questo può anche risultare dannoso se non lo si fa bene. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia utile e vi sia piaciuto. Salutiamo il nostro maestro Luca Laurenti. Ciao Luca! E ci vediamo la prossima settimana.